troviamo all'interno della Sacripante Gallery, uno splendido spazio a metà tra un atelier, una galleria d'arte e un wine bar, situato all'interno di un ex convento del Settecento nel cuore del rione Monti a Roma, in via Panisperna, nota per quel gruppetto di fisici capeggiati da Enrico Fermi che operavano nel Regio Istituto di Fisica dell'Università di Roma. Ed è qui che oggi, 13 aprile 2022, noi presentiamo il progetto fotografico dell'artista svizzero Michael Wermli, una raccolta di 62 foto, di cui 25 tratte dal progetto fotografico ed editoriale Punti di Fuga, pellegrinaggi urbani nelle periferie di Roma, pubblicato nel 2021 da Crowd Books, che dà anche il titolo alla mostra. Punti di Fuga è un libro racconto per immagini, nato sotto il primo lockdown, dove l'attenzione dell'artista si sposta inevitabilmente dal soggetto umano inesistente sotto il lockdown all'oggetto urbano, con accenni alla still life street photography, ovvero alla natura morta urbana, ma è anche il concept del percorso poliedrico dell'autore che dalla scienza approda alle arti visive. Michael Wermli infatti è anche un fisico, oltre che musicista e fotografo, che nel 2006 approda a Roma e, affascinato da questa città eterna, è spinto dal desiderio di conoscerla attraverso la fotografia, indaga e approfondisce tecniche e linguaggi di questa arte, sviluppando un suo percorso verso la street photography, quale strumento di indagine sia estetica che critica del territorio metropolitano. Michael seleziona frammenti di città, di realtà urbana, con i suoi oggetti degradati, rottamati, scartati, restituendo a questi una nuova dignità estetica e poetica, con dei richiami più o meno espliciti all'arte informale astratta e alle poetiche neodada dell'oggetto, di cui poi parleremo. Ma ora passo la parola direttamente all'autore, che ci racconta come nasce il progetto di questa mostra. Questa mostra, diciamo, è la spinta e il fulcro dello sviluppo di questa mostra si trova nello stesso progetto editoriale che Daniela vi ha presentato, Punti di Fuga. Questo nasce proprio sotto il lockdown, con, come tutti sappiamo, le sue condizioni di molto particolari, di isolamento, di distanziamento e un fermo, un stato generale di fermo che era qualcosa di particolarissimo. Un fermo immagine, come un Hiroshima dopo la bomba atomica, meno distrutto sicuramente, ma qualcosa di paragonabile per la sua surrealità. In questo contesto io ho trovato un forte stimolo creativo a documentare questa realtà. Chiaramente con l'assenza del soggetto umano, anzi l'ho enfatizzata questa assenza, scegliendo di ritrarre gli effetti o il ricordo della presenza umana su questa città ormai congelata. In questo percorso, durato più o meno un mese e mezzo del lockdown, ho raccolto tanto materiale fotografico da poi, col senno del poi, farci una raccolta appunto più tematica assieme a Daniela, che mi ha aiutato, per temi, per capitoli e anche per coppie dialoganti come presenti nel libro, ne parleremo più avanti. Diciamo, questo percorso mi ha permesso di affinare uno stile fotografico che già avevo iniziato un po' prima con la street photography, ritraendo allora più soggetti umani. Sotto lockdown mi sono specializzato più su soggetti inanimati
E questo, diciamo, affinarsi mi ha portato poi a fare di nuovo altri scatti dopo il lockdown. Chiaramente qui in questa mostra sono presenti anche fotogrammi fatti chiaramente dopo la fase del lockdown del 2020. Siamo nel 2022, quindi ci sono anche questi nuovi fotogrammi, però sempre su questa scia. Sospesa del lockdown ti ha un po' affinato anche la capacità di osservazione, no? Quello che prima veniva sì. catturato dall'umano, dall'immagine, dal fascino dell'essere umano, è stato, diciamo, deviato, dirottato sull'oggetto, sul micro, sull'effetto sui dettagli prima diciamo più trascurati e meno visibili. Sì, c'è anche da dire che organizzare il materiale per una pubblicazione ha permesso di mettere in regia tutto questo materiale, di metterlo un po' a sistema e in qualche modo già predisporlo per una presentazione in uno spazio reale, per una mostra. Questo, no, è stato anche il passaggio. Sì, il processo organizzativo, diciamo, fra una pubblicazione cartacea e un'esposizione, una mostra pubblica, e sono, come dire, cugini, per non dire fratelli. Una volta messa a sistema il materiale, si tratta di piccoli ritocchi per presentarlo, collocarlo nel contesto, nel caso della mostra, mentre in un libro la cosa è un po' più lineare, diciamo, fra virgolette. Ecco, tutto lì, però la sistemazione per capitoli, per temi, per gruppi tematici, per foto dialoganti, resta questa logica assolutamente. Ecco, nella foto di Michael comunque non mancano anche apparizioni dell'umano con la sua fragile, effimera identità, sebbene la mostra concentra più l'attenzione sulla materia inanimata. Ecco, Michael, ci vuoi raccontare i soggetti e i percorsi tematici di questa mostra? In questa mostra abbiamo raccolto essenzialmente quelli che erano i temi del libro, allargando un pochino il campo. Quindi ho desiderato anche mettere una parte di soggetti animati, umani essenzialmente, ma anche animali, come parte del mio percorso, e anche perché erano foto che ritenevo degne di essere, come dire, presentate in pubblico. Queste sono, per la maggior parte, provengono dalla fase prima di questo lockdown, che è un po' lo spartiacqua. E invece tutto quello che sui soggetti inanimati si basa piuttosto sul libro. Abbiamo un ritrarre, per esempio, il suolo, la materia che sta a terra, o come soggetto o come sfondo di qualcos'altro che ci si presenta sopra. Abbiamo tutto un reparto che invece sono delle pareti, in cui si va più ad analizzare le texture fatte da tinte, da arrugginimento di metalli, da plastiche deformate dal calore, qualunque pretesto, insomma, superfici espressive. Abbiamo anche un capitolo, per chiamarlo così, parliamo sempre della mostra, di lapis, di pietre, nel senso lato, molto lato, pietre trasformate dall'essere umano, quindi pietre per l'edilizia, artificiali, ma che prendono una espressività nel loro conformarsi, nel loro mettersi a contrasto con altri elementi, o la semplice interazione con la luce o le ombre. Che abbiamo anche un micro capitolo, un micro gruppo che si chiama Zoomorfi, perché lì ho ritratto degli oggetti complessi, caotici, che per la loro conformazione evocano forme animali. E poi il capitolo delle soglie rappresenta tutti quelli che sono confini, ma più che il confine stesso, rappresentato da una barriera, un cancello, mi piace analizzare la rottura del confine, o il confine che non svolge più la sua funzione ma comincia a averne un'altra. Beh, a volte è la semplice estetizzazione che scelgo di ritrarre, diciamo.
abbiamo fatto anche un reparto in cui abbiamo messo delle foto a dialogo, perché nel libro è presente questo discorso qua di far dialogare le foto fra di loro sulla pagina sinistra con la pagina destra. Esatto. Quindi seguendo la scia degli 8 capitoli del libro abbiamo fatto anche dei raggruppamenti in questo senso. In questo senso, infatti il libro, la struttura del libro che adesso andiamo ad analizzare è organizzata in 8 capitoli dai titoli molto evocativi: transiti, duelli, rovine, messaggi, relitti, nature morte, incursioni, materie, e poi ci fermiamo qua perché c'è la biografia in colofon. Detto ciò, questi capitoli, all'interno di questi capitoli c'è, come diceva Michael, un'ulteriore suddivisione per coppie di foto dialoganti sia per assonanza che per contrasto. Ecco, quindi abbiamo introdotto una sorta di gioco delle coppie, però in fondo questa dialettica delle opposizioni, a pensarci bene, è propria dello spazio urbano in quanto spazio ibrido, no? Lo spazio della città. E qui volevo chiedere a Michael, da svizzero qual è, diciamo da fotografo, ecco, quanto e come ti stimola il paesaggio ibrido romano rispetto alle città europee e in particolare quelle svizzere, che sono un tantino diverse dalla nostra Roma, amata e odiata città, no? Pazza signora, sporca e cattiva, che si trasfigura in angelo dietro ogni angolo. Prego, Michael. Diciamo, il mio interessarmi a questo genere fotografico che espongo qui è prettamente legato al contesto in cui vivo, Roma, da più di 15 anni. Quindi non ho esperienza di questo tipo di produzione fotografica in altre città in cui ho potuto vivere. Ciò detto, sicuramente Roma mi ha stimolato per la sua specificità, anzi direi che proprio mi ha costretto in qualche modo. Mi spiego, la mia è stata una ricerca di qualcosa che potesse stimolare il mio interesse nel contesto in cui vivevo. Facendomi questa domanda sono cascato naturalmente sul cogliere aspetti più assurdi, paradossali, caotici, ma interessanti al contempo di questo contesto, di questa città. Anche no? Ironici, no? Anche c'è ironici. Molta ironia in questo lavoro. Di questo posso dire che dubito che avrei trovato la stessa materia in città molto più organizzate o molto più pulite. Questa operazione è anche stato un modo per, come un dire, riscatto, trascendere, sì, no? Trascendere oltre la dimensione del sì, degrado, e voler guardare l'aspetto proprio espressivo e poetico anche. Significativo, poetico di questa realtà caotica, no? Che ha comunque, sì, sicuramente dei punti di valore, delle ricchezze, insomma, e guardare anche questa realtà con lo sguardo puro del bambino, che non vede spazzatura ma vede solo il contrasto tra forme e colori, cioè il bambino non ha una visione pregiudiziale, non ha pregiudizi, sì, sì, etici o estetici quando guarda il degrado, no? Ha uno sguardo puro, e che in fondo è quello dell'arte, no? Sì, questa, sì, l'arte ha questa capacità. Con la differenza, diciamo, che diventa una scelta e non più. Esatto. Più una, come dire, una. Senti Michael, quali sono i fotografi urbani che senti più vicini alla tua poetica? Allora, più vicini, vorrei anche lì fare una premessa, perché un percorso è fatto di diverse componenti. Riguardo la street photography, quindi in senso lato in cui si intende più delle volte un soggetto umano nel suo contesto urbano, mi è piaciuto e mi ha proprio fatto fare uno scatto un fotografo americano che si chiama Bruce Gilden, che raccomando assolutamente a tutti per come riesce a valorizzare figure umane che sembrano a primo acchito magari anche mostruose. Lui riesce a dargli una dignità e un valore che nessun altro fotografo è riuscito come lui. E questo, se non per lo stesso stile, almeno per come dire, il camminamento, l'approccio alla fotografia, mi è stato molto da stimolo. Ora, nei tempi più recenti, mi sono interessato a due fotografi in particolare. Uno tedesco, si chiama Siegfried Hansen, che
Lui opera a Amburgo, quindi mi facevi la domanda di una città più organizzata, chiaramente il contesto quindi molto diverso da quello romano. Lui gioca molto nell'allineare elementi o geometrie, architetture o esseri umani in un contesto, appunto street photography, però gioca molto sulle linee, sull'allineamento con effetti parecchio comici, devo dire. E può godere anche di un contesto molto pulito, direi, sì, proprio sì, nitido, sì. Netto, quasi raggelante. No? Sì, è molto diverso, è insomma, molto diverso. Pur volendo non sarei assolutamente in grado di farlo a Roma, questo tipo di lavoro. È possibile, perché il contesto è... In questo caso condiziona un certo tipo di linguaggio. Un altro fotografo invece che seguo e che amo tanto è un italiano, quindi in questo caso più vicino al mio linguaggio, che lui si chiama Francesco Sembolini e opera essenzialmente sul territorio adriatico, non so di preciso, ma intorno a Ancona, ecco, non vorrei dire sciocchezze, ma molte delle sue foto sono fatte sul lungomare adriatico. Anche lui, simile a Hansen, però nel contesto italiano, quindi più vicino a quanto posso fare io sul territorio romano. Guardando le foto di Michael Verdi, vengono in mente tanti riferimenti artistici, soprattutto quelli legati alla pittura informale astratta, alle cosiddette poetiche dell'oggetto, cito il New Dada, l'arte povera, l'arte concettuale, la pop art per esempio, tutti i movimenti artistici nati tra gli anni 50 fino agli anni 70 che non rappresentano più la realtà ma la presentano così com'è, nella sua evidenza materiale e anche nella sua relazione tra immagine e parola, immagine e significato. Ecco, questi artisti guardavano la realtà, soprattutto quella del paesaggio urbano, nell'ottica di una critica alla società dei consumi. Quindi il paesaggio urbano veniva visto come un assemblaggio di merci e di oggetti di consumo nuovi o rottamati che questi artisti in qualche modo inglobavano, no? nelle loro opere. Pensiamo a Rauschenberg piuttosto che all'antenato di tutti i movimenti dell'arte dei detriti, che è Kurt Schwitter. Ora però voglio chiedere a Michael intanto qual è il tuo rapporto con l'arte contemporanea, quanto questa influenza la tua fotografia e soprattutto se tu sei o eri consapevole fino a che punto dell'assonanza delle tue opere con i movimenti artistici che ho adesso citato. Oggi come oggi il mio rapporto all'arte, a quest'arte moderna è ottimo, la apprezzo, la amo. Andate d'accordo. Mi interessa sempre di più esattamente, mi affascina anzi e non smetto di scoprire e di andare avanti su scoperte, tornando indietro nel tempo. Prima di interessarmi di fare il tipo di fotografia che faccio oggi, il mio rapporto, la mia conoscenza erano, non dico nulle, ma molto... come dire, del cittadino lambda, cose viste in televisione, cose viste nei musei, così, senza nient'altro, senza un ulteriore interesse. Il mio è stato un po' un percorso a ritroso, nel senso che facendo fotografie e pubblicando questi fotogrammi sui social oppure facendoli vedere a degli amici, mi venivano citate dei riferimenti a cui rimandavano questi scatti. Brancusi, Burri, non li cito tutti, ma insomma tutti personaggi di rilievo di questo tipo di arte povera, New Dada appunto, in cui a posteriori posso dire che mi ritrovavo nello spirito, se non nei soggetti stessi, perché siamo 60 anni dopo, chiaramente i soggetti non sono uguali, però nello spirito, nel cogliere l'assurdità, nel denunciare anche l'assurdità di alcune situazioni, assolutamente mi ci ritrovo. Bene, ecco, in pratica possiamo dire che la tua fotografia rovescia il rapporto fra arte e realtà, ma non solo la fotografia di Michael, io penso che tutti i fotografi che seguono questo tipo di percorso, no, fanno questa operazione. Mi spiego meglio, se ci pensiamo bene, come l'arte, così come l'arte contemporanea in qualche modo evoca e ingloba la realtà al suo interno, possiamo dire che la fotografia della realtà a sua volta evoca
l'arte contemporanea, quindi si crea questa sorta di gioco rovesciato, no? Possiamo dire. E, oltre al fatto che appunto attraverso la fotografia tu ti sei, hai scoperto e ti sei avvicinato all'arte contemporanea cominciando a studiarla in maniera più sistematica, esatto, no? Sì. più organizzata e più consapevole. Quindi ecco, vorrei sottolineare proprio l'importanza della fotografia come strumento attivatore di una curiosità conoscitiva, no? Di un percorso di conoscenza. Un'ultima domanda, tu sei un uomo di scienza, no? In quanto fisico, che si è avventurato nei territori dell'estetica. Effettivamente questo salto non è proprio un grande, sembra solo apparentemente un salto, ma in realtà la fisica, così come la matematica, hanno un'estetica, così come hanno una forma, no? Tu cosa ne pensi di questo rapporto fra estetica e scienza, o meglio, estetica e matematica? Circoscriviamo di più l'ambito. Beh, io coglierei la circostanza, cioè una pernacchia del destino che da fisico, che è la mia formazione, mi manda a fare la mia mostra fotografica nella via dei fisici, via Panisperna, in cui regnava Enrico Fermi, no? Per citarne il più famoso, diciamo. Questo lo colgo come una, come dire, sì, un cerchio che si chiude. Un cerchio che si chiude. Per rispondere prettamente alla domanda, io non sento di aver fatto, come dire, un passaggio, come dire, di scatto dall'essere un uomo di scienza a essere un uomo delle arti visive. Nessuna discontinuità. Nessuna discontinuità, anzi un percorso molto continuativo, certo non lineare, ma continuativo sì. E posso dire e testimoniare per mio vissuto, diciamo, che trovavo in un teorema di matematica, per esempio, altrettanta bellezza e altrettanto elementi estetici quanto in una bella fotografia.